Buonasera, benvenuti. Attendo, eccovi, di vedermi in diretta insieme a voi anche questa sera, questo venerdì. Datemi un check per il video e l'audio perché oggi ho avuto difficoltà con internet, allora. Adri, Silvia, benvenute, buonasera a voi. Grazie. Spero mi sentiate bene. Ciao a tutti. Anna Maria, Sara, Gabriele, ciao, Marta. Ciao Cinzia, Sabrina, benvenuti a tutti. Buonasera, finalmente mi vedete seduta, quindi ottimo. Vuol dire che tutto va bene. Questa sera ho preparato per voi un argomento davvero potente, molto interessante, che andrebbe davvero ampliato in realtà. Quindi cominciamo a introdurre questo argomento che poi ci porterà anche magari a parlare della multidimensionalità dell'anima della cascia e dei registri, quindi di quale potere noi abbiamo di essere connessi con tutto e la nostra anima può ricevere informazioni da tante direzioni, tante dimensioni. Quindi questa sera iniziamo a introdurre l'argomento delle direzioni che diciamo derivano, arrivano da quella che è la ruota medicina, un potentissimo strumento sciamanico che ho potuto vedere, conoscere, imparare e che è anche un grande strumento per portare armonia, consapevolezza, presenza nella nostra vita e mai come in questo momento, forse, ne abbiamo avuto bisogno. Di fermarci e di sentire di cosa abbiamo bisogno, di sentire che cosa è allineato con noi. Quindi, grazie Christian, grazie Lorella, grazie a tutti della vostra presenza, del vostro affetto. Io anche questa sera vi ringrazio. Perché mi avete davvero coccolata e avvolta di tanto amore quando ne ho avuto bisogno, quindi grazie. Grazie Susi. Finalmente qui posso tenere i capelli sciolti, perché in Italia sì, si può, fa freddo, fa piacere avere i capelli sciolti. In Repubblica Dominicana fa molto caldo e quindi tendo a raccoglierli. Allora. Ovviamente sto aspettando che le persone entrino in diretta con me e tra un minuto cominciamo. Ciao Katia, grazie Germana, grazie. È un grande piacere avervi qui. Ovviamente, come sempre, in qualsiasi momento io non sia abbastanza chiara o vi arrivino dei dubbi, delle domande, vi prego di scriverle in maniera che io possa rispondere ovviamente in diretta e eventualmente più tardi. È importante per me sentire quanto ciò che vi racconto risuona con la vostra vita. Quindi vediamo di iniziare. Mi dispiace se ci sono dei blocchi nel video. Io guardo il mio wifi ed è attivo ovviamente, però insomma facciamo del nostro meglio, eh? Non dipende da noi, c'è molta energia questa sera, forse proprio per l'argomento. Quindi, grazie Laura. Quindi, allora, parliamo di di queste sette direzioni che derivano dalla ruota medicina sciamanica. È un modo, una strategia, una tecnica, uno spazio, diciamo, energetico che ci aiuta a camminare con amore, con presenza nella nostra vita, con consapevolezza.
Ognuno possiede un proprio cammino, un proprio sentiero sacro da percorrere. E questo cammino cambia direzione molte volte nella vita. Le esperienze che incontriamo, le persone che incontriamo, ci fanno crescere, le nostre decisioni, le nostre scelte, e anche la percezione che noi abbiamo di questo cammino può alterare il corso di questo sentiero. Ma la vita, lo sappiamo, è madre, è maestra e quindi tende a portarci in realtà semplicemente ad ampliare la nostra visione, a aumentare il nostro grado di coscienza attraverso tutti questi step che apparentemente possono farci pensare che la nostra vita stia cambiando, in realtà sta divenendo ciò che è destinata a diventare. E noi abbiamo il nostro libero arbitrio, abbiamo il nostro potere di ridisegnare le nostre priorità, di immaginare, di desiderare il nostro futuro, quello che diciamo portiamo nel cuore, di vederlo, immaginarlo e andare e prendere decisioni, intraprendere azioni per portarci in quella direzione desiderata. Nel frattempo, ovviamente, le esperienze della vita ci portano a incrinare le nostre certezze, a cambiare abitudini, a cambiare bisogni, a volte a cambiare anche mete, scopi e direzioni. E quindi ogni volta noi creiamo una nuova direzione. Allora, essere consapevoli di come davvero lo svolgersi della vita sia veramente uno strumento della vita stessa, dell'evoluzione stessa, ci aiuta a posizionarci in un punto preciso, ovviamente anche di connessione con la terra e con gli elementi, che ci fa comprendere il senso del processo di risveglio, il processo di questo divenire, sempre più coscienti e sempre più uniti a quella che è la coscienza universale. Buonasera a tutti. La ruota rappresenta da sempre il cosmo, che quindi si espande in sette direzioni sacre, o meglio, nelle quattro direzioni cardinali che noi conosciamo, più altre tre, che sono il sotto, quindi la madre terra, il sopra, che è il cielo, il padre cielo, e il centro, che è il nostro cuore. La multidimensionalità dell'anima lo vedremo ancora meglio nella prossima diretta, quando cominceremo a parlare di multidimensionalità, di Akasha e di come possiamo ricevere le informazioni da questo campo universale, la multidimensionalità dell'anima, noi la possiamo sentire attraverso il cuore, è la sede della nostra anima. E impareremo anche a questo attraverso il respiro, magari questa sera. Quindi gli indiani d'America associano le direzioni ha degli elementi, agli elementi quindi aria, fuoco, terra, acqua, che sono considerati quattro spiriti, in realtà sono le energie, che possono, energie intelligenti che influenzano, influiscono su questo nostro cammino sacro, sulla sincronicità delle cose. Pensiamo al fuoco che ha un'energia di purificazione molto potente, l'acqua che ha un'energia di, come posso dire, di equilibrio. Quindi ogni elemento, lo vedremo quando ora parleremo delle direzioni, ha un senso ben preciso, sono dei poteri. Quindi è una ruota simbolica, la ruota medicina, ma che è una mappa, anche per capire quali sono, diciamo, i poteri che abbiamo, il potere che abbiamo in quel momento del nostro cammino, quando viviamo qualcosa di specifico, per poterci orientare nel prossimo passo.
In questa, e quindi ho creduto che questo fosse un momento importantissimo per, diciamo, parlare di questo strumento, perché è un momento in cui si fa fatica a vedere come procedere, come andare avanti, che cosa fare ora, nell'immediato, come prossimo passo. Allora ho pensato di parlare di questo questa sera. Nella ruota medicina, e in particolare ora che si parla della nostra vita, delle sette direzioni, nella quale la nostra vita, il nostro cammino è inserita, il tempo non è lineare ma circolare e quindi tutto ritorna, ma torna trasformato. Ecco perché stasera, parlando di queste direzioni, vi diciamo, racconterò come capire in quale punto siete e come procedere. Nel frattempo spero di essere stata chiara, no? Rispetto all'argomento specifico di questa sera. Allora, nella ruota medicina si parte da est, perché l'est è la direzione della nascita del sole, quindi è l'alba metaforica di ogni nostro inizio, di ogni mattina, di ogni volta che cominciamo qualcosa. O incontriamo un punto di chiarezza, di illuminazione che in qualche modo ci fa iniziare da capo. Grazie, grazie Maria, grazie. Quindi l'est è anche diciamo, la direzione dei nuovi intenti, delle nuove idee. Quindi all'interno dell'est c'è l'energia del lato maschile, dell'azione, dell'iniziare a immaginare delle vie non esplorate e quindi di ricavare nuove idee. Partiamo da qui perché io credo che per molti questo sia davvero un punto in cui ci sia da cominciare qualcosa di nuovo. L'energia dell'est è l'energia della libertà, tant'è che nella ruota medicina, nell'est, nella posizione dell'est, c'è l'aquila, che è il simbolo della libertà, ma anche il simbolo del guardare le cose con una visione più ampia. Quindi l'aquila che guarda le cose dall'alto per poter ammirare anche il panorama e scegliere la direzione da prendere. Quindi partiamo dall'est proprio per questo motivo. Vediamo un po' se. Ma mi dispiace che si interrompa. Speriamo di andare un pochino meglio dopo. E l'elemento, infatti, dell'est è l'aria, quindi la libertà, la sensazione di essere liberi. Quindi, che cosa accade quando ci troviamo nell'est? Sentiamo che non possiamo più stare in qualcosa di vecchio, che non ci rappresenta più, in qualcosa che non è più aderente a noi, ma magari non sappiamo anche ancora che cosa si avvicinerà a noi, qual è il prossimo passo. Allora l'energia dell'est invita a fare una pausa, una sosta per osservare i nostri pensieri, osservare il nostro dialogo interno, liberarci da quelli che sono i pensieri ossessivi, ripetitivi, la paura, la sensazione, la paura che è l'emozione in qualche modo che più ci tiene schiavi. Diciamo che questa libertà che respiriamo nella direzione dell'est è quella che ci dice sei libero. E allora ci serve o per ridefinire quindi le nostre priorità, per capire e sentire che cosa vogliamo davvero e per ravvivare in noi una nuova energia, un nuovo entusiasmo per intraprendere qualcosa di nuovo. Quindi sì. Quindi ci accorgiamo di essere nell'est. Quando
Quando, esatto, Emanuela, quando siamo così affacciati al nuovo e in qualche modo il vecchio si è concluso, si sta concludendo, ormai non ha più nulla a che fare con noi. Nella ruota medicina, dopo l'est, c'è il sud, che è il calore, il bambino interiore, il gioco, ma anche la donna, l'emozione. E quindi, proprio perché siamo e ci troviamo, diciamo, di fronte al nuovo, arriviamo dalla sensazione di essere liberi nel nuovo, ecco che arriva nel sud, al sud, la sensazione di innocenza e di fiducia. Quindi la nostra fede in questo momento viene provata, testata. È il luogo dove il bambino può ritrovare la meraviglia dell'esistere, cioè si trova di fronte al nuovo e può soltanto avere fiducia. Questo è ecco perché una cosa importante da dire è che queste direzioni sono anche collegate alle virtù dell'anima, perché sia la libertà che la fiducia e l'innocenza sono virtù dell'anima. L'anima non nuoce. La personalità può nuocere perché ha paura, ma l'anima no. Tutto ciò che la personalità fa lo fa per paura. Che può fare di dannoso verso se stesso, verso altri, lo fa per paura. L'anima è innocente, l'anima fa il suo percorso. La fiducia è parte di questo. Mi dispiace Paola, non so che cosa fare per questa interruzione. Cristina, come possiamo capire quando siamo all'est? Lo capiamo, come dicevo all'inizio, dalla sensazione di essere in un luogo che non ci appartiene più, quindi un luogo, io intendo un luogo di situazione. Grazie Katia, grazie. So che sei un'esperta di questo e quindi anche lì mi scuso con chi magari ha sì, anni. La preghiera delle sette direzioni, assolutamente. Io ho avuto questi insegnamenti, ovviamente, affiancando degli sciamani e quindi vi trasmetto questo, ovviamente. Reinventato, comunque integrato anche con quella che è la mia esperienza della ruota medicina. Susi, non ti ho risposto. Guarda, è molto strano. Come sai? Sì, Nicoletta, perché sono in Italia ancora per pochissimi giorni. Allora, Susi, come sai, non sono stata bene. Può darsi che alcuni messaggi su Messenger siano andati persi o magari proprio nella mia infermità non abbia letto tutto. Quindi ti prego di rimandarmi un messaggio. Vedrai che ora che sono più in forma sarà differente. Poi ho notato che alcuni messaggi arrivano nello spam, ma davvero non so perché. Quindi ti prego riscrivi. Esatto, Emanuela, quindi ce ne rendiamo conto anche quando siamo nell'ossessione, quindi quando i nostri pensieri magari sono ossessivi, hanno bisogno di novità, di liberazione. Quindi ci accorgiamo di essere nell'est quando ci sentiamo in una sensazione di vecchio. Ecco, questa situazione, questa cosa che sto vivendo è vecchia, ho bisogno di novità. Allora mi affaccio al nuovo, comincio a lasciare andare i pensieri ossessivi e a affacciarmi al nuovo, a lasciare andare la paura, a sentirmi libera. E poi arrivo al sud, dove posso fidarmi, dove c'è la fiducia, l'innocenza dell'anima, il sentiero in cui sintonizziamo il battito del nostro cuore in qualche modo con l'armonia, con la sincronicità, attendiamo dei segni per capire se siamo sulla strada giusta. Quindi attraverso l'amore della vita si manifestano a noi
dei segnali che ci danno il coraggio. Attraverso quindi il sud noi sperimentiamo questo nuovo. Quindi se nella direzione dell'est noi scegliamo il nuovo e ci affacciamo ad esso, nella direzione del sud noi lo viviamo, ci tuffiamo in questa esperienza con fiducia, con innocenza, con meraviglia e cominciamo a giocare con questa direzione, a camminare con maggiore fiducia, leggerezza, a osservare intorno a noi la sincronicità, utilizzando magari l'intuizione, per esempio. Quindi in questa direzione noi sperimentiamo qualcosa di nuovo e quindi ci invita, quando siamo nella direzione del sud, siamo invitati a credere nella nostra intuizione, a fidarci, a non avere dubbi, a mantenere caldo quel fuoco dentro di noi, perché nella direzione del sud c'è il fuoco, c'è il sole, c'è il calore della donna che quindi in qualche modo si fida di se stessa e si spinge oltre. E quindi in questa sperimentazione ci sta che ci si confronta o ci si sfida, quindi c'è una sfida con le proprie paure, i propri limiti e le proprie convinzioni. Quindi c'è una destrutturazione che però servirà ovviamente a alimentare il fuoco interiore, a farvi sentire veramente chi siete. Allora, perché questo? Quindi ci troviamo qui, per esempio, quando iniziamo un nuovo amore e ci sembra già di aver camminato tanto, di essere cresciuti tanto, ma magicamente questo amore ci mette di fronte a paure o a pensieri che magari non avevamo mai avuto. Ecco, quella è la direzione del sud. Stiamo sperimentando qualcosa di nuovo che in qualche modo mette in discussione quello che siamo stati fino ad ora. Ecco che allora è necessario, quando siamo in questa direzione, andare. Antonella, sì, sei nel sud in questo momento, sì, e hai ancora un po' di timore. Allora andiamo all'ovest. Perché questi passaggi vanno fatti, quello è il prossimo passo, quindi quando ci siamo per esempio al sud, vuol dire che il prossimo passo è l'ovest. Cosa significa? L'ovest è la direzione della morte, intesa come è la direzione anche della terra, se vogliamo, degli antenati. Chiedo scusa, no, l'ovest è la direzione della morte. Ho fatto una confusione. No, è la direzione dell'acqua, quindi di tutto ciò che voglio lasciare andare. Perché ogni volta che sperimento qualcosa di nuovo e mi tuffo e vengo in contatto con qualcosa che non conoscevo di me, arriva, ecco che arriva la voglia di lasciare andare qualcosa. Questo è il momento della crescita personale. Quando per esempio sentiamo il bisogno di crescere, vuol dire che siamo nell'ovest, abbiamo voglia di far morire qualcosa di noi per poter rinascere. Allora, nella ruota medicina, all'ovest e quindi all'acqua, noi affidiamo tutto ciò che deve essere cambiato, le nostre ferite, le nostre pene, le nostre sofferenze, affinché l'acqua ci ripulisca. Quindi apprendiamo come curarci, come perdonarci, come affrontare le nostre fragilità, le nostre debolezze e ritrovare quindi la determinazione, la volontà di correggere magari i nostri comportamenti, lasciamo andare i nostri sensi di colpa, le aspettative, i vecchi modi. Quindi questa è la direzione della guarigione. È la direzione della crescita personale e spirituale. Fantastico, Maria Grazia.
Fantastico. Quindi anche qui cosa presuppone? Che avviene che ci distacchiamo completamente da tutto ciò che emozionalmente, fisicamente, spiritualmente non è più accanto a noi, non è più aderente a noi. Quindi abbiamo sentito cosa non era aderente, ci siamo affacciati al nuovo, ci siamo tuffati dentro, abbiamo scoperto qualcosa di nuovo di noi stessi, abbiamo sentito la voglia di crescere e finalmente ci distacchiamo totalmente dal vecchio facendo questo passaggio. E quindi questo è il momento della trasformazione e se vogliamo anche del vuoto e la direzione più ricettiva. È la direzione femminile legata alle emozioni, all'introspezione. Quindi è una fase importantissima in cui ci troviamo nel nuovo, soli, o comunque non più con tutte le certezze, le sicurezze anche relazionali che avevamo prima. Quindi questa è una direzione bellissima. Bellissima, è quella in cui io lavoro molto, perché è la direzione del perdono, cioè dove l'anima si, come dire, si chiude in questa grotta, dove imparerà il suo potere, perché in questa fase si rompono tutti gli schemi, tutti gli incantesimi, tutte le dipendenze e quindi l'anima riesce da questa direzione curata nel cuore e nel corpo. Ora ve le racconto e poi leggo tutto. Dopo la direzione dell'ovest, c'è il nord. Ecco che nella crescita personale e spirituale molto spesso parlo, ecco, Emanuela mi scrive, mi sento un po' anche qui. È normale perché probabilmente queste direzioni non sono inizia una e finisce l'altra, ma si compenetrano per un po'. Immaginate i colori e le sfumature di quel colore. A un certo punto il rosso, per esempio prima di diventare arancio, abbandona un po', si scarica un po' del suo rosso e c'è un punto in cui non si capisce se è arancio o rosso. Ecco, le direzioni sono queste, sono così. Si passa da una all'altra in maniera, graduale. Quindi è possibile sentirsi a cavallo tra due. Va bene, vuol dire che si sta avanzando. Ciao Chiara. Cristina mi chiede se hanno a che fare con i sette chakra. Allora, guarda, ogni direzione ha un colore, in effetti. Si possono associare, questo sì, ma associarli in questo momento mi farebbe andare in una diciamo, mi farebbe andare un po' fuori argomento perché mi piacerebbe parlarvi dei colori, dei chakra, delle direzioni e delle dimensioni dell'anima nelle prossime dirette, perché effettivamente non è un caso che siano sette le direzioni, non è un caso che sette siano i chakra. Non è un caso che sette siano i colori, e le dimensioni dell'anima, in qualche modo, la multidimensionalità dell'anima, si può anche proprio descrivere, diciamo, immaginare attraverso queste correlazioni. Dico immaginare perché credo che la mente umana faccia fatica a concepire questa multidimensionalità. La possiamo percepire attraverso il cuore quando per esempio ci colleghiamo all'Akasha o quando sempre attraverso il cuore ci permettiamo di
accogliere, di ricevere delle informazioni, dei messaggi dal nostro sé superiore o dal campo di informazione. Allora possiamo, ecco, concepirla per un attimo, ma è una sensazione. Allora, sì. Perfetto, Cristina, perfetto. Quindi affronteremo e andremo veramente a approfondire questo tema nelle prossime dirette. La direzione del nord. La direzione del nord è il luogo della saggezza. Quindi dopo la crescita personale c'è una nuova visione, una nuova saggezza e quindi possiamo rivedere tutto ciò che abbiamo appreso e imparare magari anche a condividerlo con gli altri. E cosa accade in questa direzione fantastica anche? Che la nostra crescita, così come spesso lo dico, la nostra crescita porta inevitabilmente anche alla guarigione del nostro albero genealogico, dei nostri antenati, ma anche dei nostri figli, in modo automatico, perché la nostra crescita emotiva e spirituale, proprio perché noi tutti abbiamo un ruolo all'interno del nostro albero genealogico, un ruolo di purificazione, un ruolo di evoluzione, un ruolo di guarigione, in automatico, nel momento in cui noi perdoniamo noi stessi, lasciamo andare qualche fardello, immediatamente scarichiamo i nostri antenati dei fardelli che in qualche modo entrano in risonanza con quel nostro fardello. E quindi nella direzione del nord è anche la direzione della terra e degli antenati. Quindi in questa direzione di solito ringraziamo coloro che ci hanno aiutato, che ci hanno dato la vita e ci hanno aiutato ad avanzare nel cammino, quindi non soltanto la mamma e il papà, ma anche tutti quelli che ci hanno aiutato con una parola, un gesto nei momenti difficili. Quindi, ecco che in questa, diciamo, in questa direzione c'è l'equilibrio tra il maschile e il femminile. Quindi se prima c'era il lato maschile dell'immaginazione, delle idee, poi il lato femminile del raccoglimento, l'introspezione, l'intuizione, adesso il maschile e il femminile sono in equilibrio e c'è la creazione, c'è la comunicazione col divino, c'è quindi la riconnessione col divino. Ecco che allora in questa direzione noi possiamo comprendere le leggi che ci hanno accompagnato. Iniziamo a uscire dagli automatismi e cominciare di nuovo a contemplare, a cominciamo di nuovo a sentire che proveniamo da qualche parte. Iniziamo a sentire che ha avuto un senso, ecco. E allora cominciamo a vedere il mondo con occhi nuovi. Ed è questo, no? Per esempio, pensate a quando affrontiamo una malattia o un evento traumatico che ci sconvolge, a come poi tutte le nostre priorità cambiano, a come i nostri occhi cambiano di fronte a quelle priorità. Cominciamo a vedere, a gustare le piccole cose. Ecco che allora questa è la direzione di una nuova saggezza, di una nuova visione. Dopodiché c'è la direzione del sopra, cioè il cielo, Padre Cielo, insieme a tutti gli esseri di luce che ci accompagnano, gli angeli, le guide, i maestri, le leggi universali, Dio. Questo è il momento. Sì, Cristina, il mondo, guardiamo il mondo con occhi diversi nella direzione del nord. Poi ci mettiamo al centro di questa ruota medicina e ci rivolgiamo al cielo e sentiamo che dal cielo arriva l'allineamento, la centratura con le leggi universali, con le forze universali. Questo
questa è anche la direzione in cui ci sentiamo accompagnati dai nostri esseri cari, dai nostri esseri di luce, da tutti i nostri aiutanti di luce, in cui vediamo la sincronicità muoversi intorno a noi per darci segnali, direzione. Questa è la direzione dove con questa nuova saggezza, ci sentiamo in armonia, in sintonia con tutti gli esseri, no? Con tutti gli esseri, come dire, ci sentiamo figli del cielo, figli di Padre Cielo, ci sentiamo figli dell'universo. Poi c'è la direzione della Madre Terra. Questa è la direzione in cui entriamo in armonia con le forze della natura, con gli animali, con le piante, con le sorgenti d'acqua. Ci sentiamo uniti a tutti gli esseri. Abbiamo voglia di condividere e ci riconosciamo tra noi esseri. Iniziamo a riconoscerci e quindi quel vuoto che abbiamo attraversato, diciamo, nelle direzioni precedenti, ora comincia, quindi la sincronicità della vita insieme alla connessione del cielo e gli esseri viventi, quindi le relazioni cominciano ad arrivare a noi, nuove, in forma nuova. Cominciamo di nuovo a essere uniti al cielo, alla terra, a tutti gli esseri, in una nuova visione, in una nuova consapevolezza e ci sentiamo nel nostro posto. Barbara chiede se questo ciclo si può, può capitare più volte nella vita. Assolutamente sì, Barbara, si ripete, abbiamo detto il tempo qui è circolare. Ma ogni volta che si torna da capo, quindi all'est, noi siamo saliti di un livello di coscienza, cioè non siamo mai nello stesso punto. La crescita si vede così, il ciclo e noi come una spirale andiamo salendo. E poi, alla fine, diciamo, dopo aver salutato e essendo diventati coscienti di queste direzioni, prima di dirvi l'ultima direzione, mi permetto di ripetere, anche per chi magari non c'era prima, che queste direzioni servono non solo a capire il punto in cui ci troviamo, ma anche a capire qual è il prossimo passaggio. Cioè, se sentiamo di sentirci, per esempio, accompagnati dal cielo, il prossimo passaggio è quello di concretizzare nelle relazioni. Quindi, per esempio, di restare nella natura, di sentirci in comunione con essa, di fare delle azioni affinché possiamo condividere la nostra saggezza, la nostra bellezza, i nostri talenti. Quindi ci chiede la direzione della Terra di radicarci, cioè di trovare il nostro posto, di fare delle attività, di vedere delle persone, di sentirci uniti ad altri. Quindi vedete come nella ruota medicina c'è il punto in cui siete e il punto dove vi siete chiamati ad andare. L'ultima direzione è quella del cuore, perché dopo tutte queste direzioni ci centriamo in noi stessi, siamo noi la settima direzione e allora è la nostra anima, il nostro scopo di vita, il nostro ruolo nel mondo, che quindi la nostra coscienza che ci porta a divenire chi siamo destinati a diventare. All'interno del nostro cuore, nel nostro scopo, come dico spesso, lo scopo della vita è quello di spogliarci di tutto ciò che non ci appartiene, di quello che ci è stato appiccicato dentro. E divenire chi siamo, chi ci sentiamo di essere dentro, in profondità.
Allora, in questa direzione noi siamo chiamati a sentire che cosa ci corrisponde, che cosa nella nostra vita ci piace, che cosa faremmo gratuitamente e che ci dà e che dà valore al nostro tempo, al di là di ciò che è il fare, l'efficienza, la monetizzazione del nostro tempo, ma cosa gli dà valore? Che cosa faremmo se non avessimo bisogno di lavorare? Qual è il contributo che diamo al mondo? Come cambiamo l'energia degli altri, con la nostra presenza, col nostro profumo? Come leggevo qualche giorno fa, come un bastoncino di incenso che regala al mondo il suo profumo. Allora, in questa direzione, davvero siamo chiamati a sentire chi siamo. Siamo chiamati a celebrare chi siamo, a celebrare il punto in cui siamo arrivati, non soltanto a guardare ciò che ci rimane, ciò che ci resta, ciò che ancora non abbiamo fatto, ma guardare e sentire con amore, quindi diciamo, la qualità dell'anima che in questa direzione si manifesta è l'amore, la tenerezza per noi stessi, l'amore che ci guarda con occhi gentili. In questa direzione siamo chiamati proprio a stare con noi stessi, a sentirci in pace come conseguenza di un'integrazione che abbiamo svolto nelle fasi precedenti e quindi ci benediciamo, benediciamo ogni parte di noi, ogni parte della nostra vita, lasciamo cadere tutti i conflitti, ci guardiamo con amore, con rispetto anche per quello che siamo riusciti a fare. E in qualche modo anche con gioia, cioè ci sentiamo a casa. Nella settima direzione, nel nostro cuore, ci sentiamo sempre a casa, in ogni luogo. Quindi quando percorriamo tutta la ruota medicina, arriviamo alla settima direzione, che ci sentiamo in pace, nonostante tutto siamo in pace. Quindi è molto bello, ora vi suggerisco un paio di cose da fare con questa ruota medicina. Intanto potete crearla, con la vostra fantasia potete creare una ruota medicina con le quattro direzioni, cielo, terra, con i quattro elementi, acqua, fuoco, terra, aria. Potete mettere delle fotografie, degli antenati, potete mettere delle immagini, create questa ruota medicina e affidate a lei anche le vostre preoccupazioni. Accendete una bella candela in centro e sotto questa candela potete mettere i vostri desideri, le vostre intenzioni, ma anche le vostre paure affinché vengano trasformate. Potete posizionarle e magari lasciare che la vostra intuizione vi suggerisca il prossimo passo, per esempio. Allora, volevo guardare i vostri commenti, non riesco ad andare su, parto da dove li vedo, eh? Grazie Laura, che mi ringrazi. Stella dice: queste varie fasi credo si alternino ciclicamente nella nostra vita man mano che accumuliamo esperienze. Sì, come dicevo prima, come una spirale, da un est all'altro noi procediamo, avanziamo nella nostra coscienza. Donatella, non so se è un'affermazione o una domanda, quando tu dici estinguendo il karma genealogico abbiamo finito di incarnarci. Sai, noi rispondiamo
a tanti karma, nel senso al karma individuale, al karma familiare, al karma collettivo. Anche questo è un momento in cui il karma collettivo è molto forte, quindi assolutamente smettiamo di incarnarci quando il nostro compito, il nostro ruolo, i nostri ruoli all'interno anche dell'albero sono conclusi, sì. Grazie Cristina. Maria Grazia, nel giro di 10 giorni ho deciso di fare l'intervento alla schiena. Mio fratello è ricoverato per Covid sotto il casco a rischio per altre patologie. Caspita, una bella prova questa, assolutamente. Cerca di capire, Maria Grazia, se ti trovi nella direzione, delle prove, quindi di quando ti sei affacciata al nuovo, o se sei nella direzione. E quindi quando sei nel no, diciamo nell'ovest, quando lasci andare tutti i fardelli e quindi ti scontri, no? Vivi diciamo nella novità e quindi ti scontri con le esperienze, oppure se sei in quella precedente, no? Quando sei nell'est, stai per affacciarti a qualcosa di nuovo. Perché anche l'intervento alla schiena mi fa sentire un sostegno di madre terra che ti manca, quindi dopo la terra c'è la settima direzione, ci sei tu, quindi forse questo deve essere un momento di introspezione per capire come direzionare la tua vita. Io la sento un po' così. Emanuela dice che quando entra nel giardino Zen vede sempre un maestro guida e degli animali. Ma sai, può darsi che tu faccia davvero un lavoro con i tuoi animali di potere, con gli animali totem. Diciamo che la ruota medicina ha i suoi animali in tutte le direzioni, ma poi ognuno di noi ha diciamo uno spirito guida. Spesso anche di più, anche due, e quindi può darsi che tu li veda in forma di animale, può darsi che sia per te in questo momento un modo di vedere le guide che tu puoi accogliere, accettare e integrare. Quindi è molto interessante, soprattutto quando si parla in sciamanesimo di animali guida, la simbologia di questi animali, quindi che sensazione ti danno, che messaggio ti portano attraverso il modo che loro hanno di manifestarsi a te. Anche le nostre guide, quando facciamo i contatti con loro, avendo avuto anche tantissime incarnazioni, non appaiono mai sempre uguali. Diciamo che prendono, diciamo, per farsi vedere da noi, delle forme che abbiano simbolicamente un messaggio da portarci in quel momento della vita. E così anche gli animali di potere. Gli angeli sono sempre con me, dice Maria Grazia, e la consapevolezza è il punto di svolta a seguire, assolutamente. Cristina dice, infatti la natura mi chiama sempre. Sì, quando sentiamo che siamo in verità, quando sentiamo chi siamo in profondità, in automatico arriva la nuova opportunità di sperimentare questa nostra essenza. Claudia dice che è difficilissimo capirlo, ancora di più in mezzo a tutto questo. Credo tu ti riferisca alla direzione del cuore. In questo momento siamo nel cuore, tant'è che noi stiamo entrando nella dimensione del cuore.
Stiamo lasciando andare questa terza dimensione della materialità, del fare, del correre e stiamo ritornando all'essenziale di noi stessi, all'essenziale del cuore, all'ascolto di ciò che la nostra anima dice ad ognuno di noi. E ovviamente non esiste giusto o sbagliato, esiste solo ciò che sento buono per me in questo momento. Quindi questa è la dimensione del cuore, siamo nella direzione del cuore. In questo momento storico, ovviamente mi sto riferendo a quello che è la nostra posizione all'interno di esseri umani, all'interno di un momento storico che le nostre anime hanno scelto di attraversare e ognuno di noi ha un compito ben preciso all'interno di questo spazio sacro così difficile da attraversare. C'è bisogno di stare nel cuore in questo momento, più di tanti altri. Guarda Tiziana, la quintessenza è il quinto elemento, no? L'alchimia degli elementi che si fondono creando questo quinto elemento. E la trasformazione e l'etere, se non sbaglio, ed è il centro, come dire, la quintessenza, secondo quello che io sento, è il nostro cuore, no? È l'alchimia, il laboratorio alchemico che noi possediamo, che è il nostro cuore in collegamento con tutte le altre dimensioni e direzioni. Patrizia dice: è un percorso, più vai avanti, più ti senti illuminato e più ricevi amore. Assolutamente sì. Grazie Maria, grazie. Sì, sento questo. Resta nel cuore e vedrai. Ascolta, ecco, noi spesso quando abbiamo bisogno di risposte le cerchiamo fuori da noi, cercando le soluzioni con gli occhi fisici o anche con il pensiero costante. Ecco, nella direzione del cuore noi siamo chiamati a restare in silenzio, perché è nel silenzio che il cuore sussurra, è nel silenzio che possiamo sentire la sensazione di cosa ci lascia profondamente in pace, nonostante tutto. Quando la mia formatrice mi parlava del cuore, mi diceva: è come essere negli abissi del mare, dove non senti più i rumori della spiaggia, non vedi più le onde incresparsi con il vento, con la brezza, tu ti trovi in un luogo di pace, nell'occhio del ciclone. Ecco, la dimensione del cuore è questa, è una dimensione fuori dalle dimensioni, connessa con il tutto, e possiamo sentire cosa è giusto, non è qualcosa che si pensa, è qualcosa che si sente. Elda chiede come possiamo riuscire a lasciare andare gli attaccamenti, le reazioni emotive, i pensieri, come aiutarci a lasciare andare. Allora, lasciare andare come dico, come posso dire, lasciare andare è possibile, ci sono tanti, tanti mezzi, tanti strumenti e ognuno veramente in ogni momento della vita sceglie ciò che sente risuonare meglio per lui in quel momento. Quello che posso dire è che per lasciare andare, quando noi ci troviamo nella direzione, per esempio, dell'ovest e quindi sappiamo cosa non vogliamo più, sappiamo che cosa sta ottenendo, ostacolando la nostra vita, la sta bloccando. Qual è la direzione successiva? Quella
il nord, la saggezza. Allora, possiamo lasciare andare gli attaccamenti, le reazioni emotive, i pensieri, soltanto cambiando la visione, soltanto guardando le cose da punti di vista differenti. La direzione successiva è il nord, è quella della saggezza, è quello in cui la nostra storia acquisisce un senso. Allora, dare un senso alle cose, cercare di capire al di là di quello che è successo, che cosa è venuto a portarci. Allora, molto spesso tutte le nostre reazioni emotive, i nostri pensieri e attaccamenti hanno a che fare con la sensazione di aver bisogno, non voglio essere fraintesa in questo, mi spiego meglio, l'illusione che solo e soltanto attraverso quella cosa, sia essa un evento, un lavoro, una persona, io posso realizzare delle cose, essere felice. Allora subentrano le paure, la paura di perderla, di perdere quella cosa, quella situazione o quella persona, di perdere un'occasione, e quindi ci lasciamo andare a sensi di colpa, rimpianti, rimorsi, paure, reazioni. Allora cosa succede? Per uscire da qui è necessario cominciare a vedere che tutto ciò che noi viviamo fuori è uno strumento per qualcosa che abbiamo dentro che ha bisogno di manifestarsi, di esprimersi. Allora si tratta di farsi una domanda differente. Che cosa io vivo attraverso di te, che tu sia un evento, una persona, una cosa, che cosa vivo di me? Perché quello che io vivo di me è l'energia da conservare, è l'energia da amplificare, è l'energia da espandere ed esprimere. Ed indipendentemente da quella persona, cosa o situazione, è con me e io posso scegliere di esprimerla, di viverla, di respirarla attraverso altre cose, altre esperienze. Quindi in realtà di tutto ciò che accade, io resto, e resto sempre, e resto comunque. Come una volta ho citato Medea, che le viene tolto tutto, Zeus arrabbiato la punisce, le distrugge la casa, le fa morire i suoi cari, no? È una tragedia greca, nella mitologia c'è questa Medea, accade questo e alla fine di tutto lei guarda che tutta la sua vita è completamente distrutta. E lei dice, ci sono ancora io, c'è tutto ancora, perché io sono qui. Allora, lasciamo andare gli attaccamenti e i pensieri ossessivi e le reazioni, quando usciamo dall'illusione ci apriamo ad una nuova visione, ci prepariamo ad andare a nord, dove c'è la stella polare, tra l'altro. Raffaella, cosa bisogna fare per sentire il proprio spirito guida? Allora, Raffaella, ne parleremo molto nelle dirette successive, dove parleremo di multidimensionalità dell'anima. Per il momento ti dico che ascoltare il proprio spirito guida, credimi che i nostri spiriti guida, i nostri angeli, i nostri maestri, i nostri esseri cari si manifestano a noi in tantissimi modi. Si tratta di conoscere il tuo modo di sentirli, il tuo modo di percepirli. E quindi potrebbe essere attraverso i segnali della sincronicità con la quale tu sei diciamo, collegata, quindi gli eventi sincronici, i segnali in generale, oppure può essere nella meditazione, nel silenzio. Nelle intuizioni, nei sogni, sono tante le vie, i profumi, le sensazioni della pelle. In realtà loro sono sempre con loro, non c'è separazione tra noi e i nostri aiutanti di luce. La avvertiamo noi perché la nostra personalità, il nostro ego, la nostra mente non li concepisce, ma non c'è separazione.
Quindi se tu vuoi sentirli, semplicemente rimani più attenta a quelle che sono le tue sensazioni, percezioni, intuizioni, resta nel presente, perché l'unico modo per sentire i nostri aiutanti di luce è fare silenzio. E fare silenzio vuol dire svuotarsi, svuotare la mente, nel senso silenziare un po' i pensieri, calmare, acquietare le emozioni. A volte passeggiando nella natura, semplicemente respirando, stando nei nostri sensi, loro si manifestano. Sentiamo Maria Grazia. Dice che ha perso i genitori molto presto, la mia colonna già era malata e non potrà lavorare se non farà questo intervento e sono a rischio per tanti altri fattori. Lo farò perché voglio ricominciare, ma non solo a livello fisico. Il crollo della mia colonna è collegato a questa fase finale con mio fratello. Eh sì. Allora, quando ci prepariamo a un cambiamento, guarda, se è arrivata questa opportunità di guarire la tua schiena che già era malata da tempo, è possibile che tu sia chiamata proprio a fare questo intervento, ma a farlo con una consapevolezza nuova, e cioè che la tua sicurezza, il tuo sostegno è in te, sei tu. È un po' quello che dicevo prima di Medea. Probabilmente ti dico ciò che sento, ciò che percepisco. Probabilmente fino ad ora hai cercato la sicurezza negli altri, hai avuto paura di non farcela, non sei stata, come dire, molto sicura di te stessa. Forse sei chiamata a lavorare su questa tua sicurezza, su questa autostima, sul fatto di fidarti di te, della tua intuizione. Questo renderà l'intervento davvero efficace. Grazie a te. Grazie a te Irene, grazie a te Stella. Laura, secondo te c'è una correlazione, visto che siamo nella direzione del cuore, percepire fitte più o meno forti al centro del petto durante il giorno? Allora, sì. Potrebbe essere un cambio, un'apertura del cuore, assolutamente. Fai questa domanda dentro di te e percepisci la risposta, perché sento che la puoi ricevere, attraverso la sensazione. Quello che io percepisco e che sì, stai aprendo il cuore, ma probabilmente è una cosa che tu sai, sta avvenendo a livello relazionale. Emanuela dice, fa paura entrare in quel silenzio, e dopo cosa c'è? Dopo il silenzio del cuore c'è l'est. E quindi c'è un nuovo inizio, un nuovo cammino, c'è una nuova alba. Quindi Emanuela, non avere paura, perché è solo amore, è solo amore. Desiree, so stare benissimo da sola, ma come faccio a non sentire il bisogno di legarmi a qualcuno quando mi interessa? Allora, Desiree, noi siamo tutti esseri, abbiamo bisogno di amare e di essere amati. Il fatto di focalizzare l'attenzione su qualcuno che non corrisponde al nostro amore, ad un certo punto diventa rispettoso per noi lasciarlo andare. Quindi, come dire, lasciare andare quella persona tenendoci stretto quello che abbiamo imparato di noi. Perché può darsi che attraverso quella persona abbiamo imparato qualcosa che per noi è importante, che prima non sapevamo fosse importante. È quel famoso momento di crescita di cui si parlava prima. E
di nuovo la direzione dell'ovest. È la direzione del sud, del bambino, no? Che sperimenta la nuova vita e si accorge di avere delle ferite, di avere delle forze, di avere dei bisogni che prima non ascoltava. E allora dal sud si va all'ovest dove si lascia andare, dove si guarisce. Quindi Desiree, sei in questo momento, in queste posizioni. Sì, Maria Grazia, assolutamente. È proprio così. Bisogna aprire i nostri canali e nel senso permetterci di ricevere, fidarci di ciò che riceviamo e accogliere. Cristina dice che da quando medita tutto sembra più bello, diverso, assolutamente sì. Ah, ok, Maria Grazia, sono contenta che tu mi abbia dato una conferma. Monia dice che quando è il cuore che chiede, lo spirito risponde. Sì. Sono molto felice. Sapevo che questa diretta, questo viaggio nelle direzioni avrebbe aperto davvero a tante riflessioni, perché è proprio così che succede. L'orientarci, il posizionarci in un posto, vedere ciò che abbiamo attraversato, vedere che cosa stiamo vivendo, vedere dove siamo direzionati. È molto importante. Questo ci permette di essere più consapevoli di ciò che siamo, di dove siamo e di dove stiamo andando e di quelle che sono le qualità dell'anima. Perché spesso quando siamo in mezzo nel turbinio della vita e delle situazioni e dei nostri dolori, perdiamo davvero l'orientamento. E perdiamo e ci confondiamo identificandoci con quelle emozioni, identificandoci con quei pensieri, con quella visione e perdiamo di vista quelli che sono invece le virtù dell'anima, perché l'anima è sempre innocente, è sempre in pace, è sempre libera. Anche quando la nostra mente pensa di essere in prigione, prigioniera di qualcosa o di qualcuno, oppure dipendente da qualcuno o da qualcosa, invece l'anima è sempre libera. Ed è così che dobbiamo imparare a sentirci, a ricordare a noi stessi che siamo liberi e c'è sempre un modo per essere liberi nonostante tutto. L'anima vive sempre nell'amore, ha sempre voglia di guardarsi con amore, con compassione, portando luce a tutto ciò che accade, perché l'anima ha scelto ogni passaggio e quindi per lei il cammino è luminoso, per lei il cammino, come dire, è una crescita continua, è un'evoluzione, è un divenire, qualcosa che è già destinata a diventare. Quindi l'anima è nella fiducia piena nel suo cammino. Non pensa che il suo cammino possa portarle distruzione, distacchi. Lei semplicemente vede che cosa diventerà con quel passaggio, che cosa imparerà, che cosa guarirà rispetto al suo karma, per esempio. Quindi all'interno dell'anima c'è sempre gioia, inteso come sicurezza interiore, come sì, senso di sicurezza di casa. Mi sento al sicuro, sono al sicuro, anche di fronte a chi mi tradisce, a chi mi lascia, a chi mi tratta ingiustamente. L'anima si sente al sicuro anche lì, perché sa che a un certo punto la personalità troverà la forza di trasformare in luce quell'esperienza, di trasformare quell'esperienza in un messaggio d'amore, in un insegnamento d'amore per sé. E allora lascerà andare vecchi schemi.
quindi è nella gioia mentre affronta le sue esperienze, è nella fiducia e nella connessione con l'uno. Sa che tutto è uno, che non esiste separazione e quindi è nella connessione, sa che tutto è giusto ed è perfetto. Laura dice, mia sorella è andata da poco nell'oltre, ho sentito tutto il carico, nel petto e nella spina dorsale. Sto cercando di prendermene cura, ho sentito dolore e fatica a respirare. Sono anche sul punto di un inizio percorso e non so collegare le due cose, perché lei faceva parte della mia vita, sono alla fine e all'inizio, ma lei è amore, se n'è andata da pochi giorni. In quale direzione sono? Posso guarire le ferite? Laura, è ancora molto presto. È ancora molto presto. Quello che io so è che questa direzione è sicuramente una direzione che fa parte dell'elaborazione, quindi quello che mi arriva comunque una direzione dell'ovest, quindi c'è bisogno di elaborare questo dolore per poter poi accedere ad una nuova coscienza. Lo capisco che tu lo senta come una fine, un inizio, perché nulla sarà più come prima, quindi assolutamente puoi guarire, ma sappi che la guarigione passa attraverso l'elaborazione, quindi un processo che ha le sue fasi. Proprio qui su Bridges of Light ho fatto diverse dirette sull'elaborazione del lutto, quindi magari ti invito a cercarle, magari mi scrivi in privato, ti do le date in maniera che sia più semplice per te trovarle. Poi comunque, come dire, seguendomi, spesso do dei link per andare a sentire delle cose e da elaborare questo dolore. Alla fine di questo processo tutto sarà più chiaro e tu ritroverai la tua pace, assolutamente. Donatella, allora guarda, perché? Perché l'anima sceglie i suoi maestri. La Donatella dice perché dalle persone vicine riceviamo male e sofferenza. L'anima sceglie i suoi maestri. I primi maestri sono i genitori o comunque l'ambiente in cui scegliamo di nascere. E in realtà attraverso quelle sofferenze, quelle ferite, che noi riceviamo e che poi attraverso la paura ripetiamo, ovviamente la paura entra in risonanza poi col campo che ci rimanda situazioni simili, ripetitive e che ci fanno rivivere in qualche modo quella sofferenza, ci riaprono delle antiche ferite. Allora, questo accade affinché noi impariamo e apprendiamo una lezione d'amore, una lezione d'amore che ci porta in realtà ad amarci di più, a perdonarci per il male che attraverso gli altri abbiamo fatto noi stessi. Perché credimi che quando gli altri ci fanno del male, in realtà noi ce ne facciamo di più, perché rispondiamo a quel dolore con dei loop, con delle paure, con delle reazioni che invece di farci agire nell'amore, ci fanno agire in basse vibrazioni e quindi in realtà non diamo il meglio di noi stessi, non cresciamo, ma restiamo intrappolati, perché prima o poi restiamo intrappolati. Le situazioni della nostra vita, le relazioni della nostra vita collassano finché noi non risorgiamo da quel collasso. Desiree, quale percorso consigli di fare per riuscire ad avere la tua stessa armonia interiore? Allora, Desiree,
Sono tanti anni che lavoro su me stessa, tanti. Questa armonia è davvero il risultato di un grande lavoro interiore ed è anche il risultato di tutto ciò che io imparo quotidianamente lavorando con le persone e rendendomi conto che tutte le nostre paure, tutti i nostri blocchi hanno bisogno del nostro amore. Di essere abbracciati proprio, di non essere continuamente giudicati, di non essere continuamente combattuti, ma semplicemente abbracciati. Proprio perché stiamo parlando di una saggezza antica e di nativi americani, c'è un detto dei nativi che dice: rivolgi lo sguardo al sole e le ombre cadranno alle tue spalle. E allora spesso passiamo la vita a sentirci indegni, a sentirci incapaci di guarire e di autoguarirci, incapaci di affrontare le nostre ferite, le nostre fragilità. Allora, se solo noi imparassimo a riconoscere la nostra forza, a riconoscere le nostre risorse, i nostri talenti e ci impegnassimo a espanderli ed esprimerli attraverso qualcosa che ci dà gioia, vi assicuro che gran parte delle nostre ferite, gran parte delle nostre paure cadrebbero e rimarginerebbero da sole. Quindi, Desiree, scegli il percorso, scegli il formatore, scegli la guida che risuona con te, perché tanto è un processo. E quindi, quando si dice che quando l'allievo è pronto, il maestro arriva. Quindi incontrerai sulla tua strada i percorsi, i maestri, le guide che saranno perfetti per te in quel momento. Maria Teresa, hai formicolii. I formicolii possono essere anche proprio il cambio energetico al quale ci stiamo preparando, l'innalzamento proprio delle vibrazioni terrestri, attraverso l'innalzamento delle vibrazioni individuali e collettive, porta a questo. Quindi può darsi che tu sia particolarmente sensibile alle energie sottili e ai cambi vibrazionali attraverso la pelle. Emanuela. Dici che vuoi stare in contatto con te, ma fai fatica. Come puoi fare questo salto? Ma Emanuela, io quello che sento è che solo non hai ancora trovato questa dimensione di connessione con te, che non è detto sia quella degli altri. Per esempio, non è detto che la meditazione, per esempio, sia l'unico strumento di connessione. Ci sono persone che si connettono suonando, cantando, muovendosi, facendo una passeggiata, ballando. Quindi, Emanuela, tu devi solo trovare la tua via in cui, mentre fai quella cosa, ti espandi. Non esiste più il tempo e lo spazio, ci sei tu. Nel corpo, ma fuori da esso. Non so come spiegartelo diversamente. Quello è il punto di connessione. Se tu diventi cosciente di essere in quel punto di connessione e semplicemente lo respiri, lì avverti la pace, la fiducia, la casa, avverti la gioia, avverti tutte le virtù dell'anima. Sì, Susi, grazie che hai risposto, assolutamente. Brava Patrizia, bravissima. Bene, allora. Create questa ruota medicina, cominciate davvero a sentirvi parte di forze
che vi aiutano, vi sostengono. Ecco, vedi Emanuela, mi arrivava questa cosa nella musica, adesso ti collego. Sì, benissimo, questa è la tua connessione, questo è il tuo spazio, dedicati di più a questo. Maria Grazia dice, ognuno di noi fa un percorso che ha sempre qualcosa da insegnare. Se imparassimo a capire che tutto arriva per insegnare ed evolvere, cambieremo il modo di parlare, vedere e comportarci. Assolutamente sì. Quindi quando ci troviamo di fronte ad una situazione, il fatto di chiederci cosa mi sta portando, come fosse un messaggero, un postino che ci porta una busta, con all'interno un messaggio, cosa mi sta insegnando questa cosa? Cosa vuole insegnarmi? Dov'è che non mi sto amando? Dov'è che non sto vivendo nelle virtù dell'anima? Dov'è che mi sento non libero, non innocente? Ho voglia, sono arrabbiato, ho voglia che qualcuno la paghi? Oppure dov'è che non sento fiducia, non sento gioia, non mi sento connessa, mi sento sola? Chiediamoci in quei momenti qual è la lezione, l'apprendimento d'amore che stiamo negando a noi stessi. Spesso parlo delle virtù dell'anima perché anche queste sono dei parametri importanti per capire dove non ci stiamo amando. Quindi grazie Remo. Quindi io davvero vi ringrazio per essere stati con me così tanti questa sera. Grazie per le vostre condivisioni. Che questo strumento, che il sentirvi parte di queste energie, vi dia la forza di vivere la vita che meritate, la vita che desiderate. La vita che siete destinati a vivere. Non abbiate paura. Anche questo momento ci porterà laddove siamo destinati a essere. Quindi vi abbraccio, sono con voi, siamo uniti e anche questo momento passerà. Ma ciò che so è che quando sarà passato noi saremo più forti e più cresciuti, più consapevoli, più coscienti e sicuramente più felici. Quindi vi abbraccio con tutto il mio amore, con tutto il cuore. Noi ci vediamo qui su Bridges of Light tra 15 giorni e parleremo di anima e di multidimensionalità. Andremo nelle sette dimensioni. Grazie. Notte.